Carion Naze con Achille Lauro, 12:08 minuti ancora, buongiorno e ben ritrovati da Valeria Benatti e Daniela Collu. E non siamo soli, perché nel nostro studio di Roma ci sono tre attori straordinari che ci stanno per raccontare un film che, come abbiamo già detto, è in sala dal 2 gennaio. Il film si intitola 18 regali e sono Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Vittoria Puccini. Benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao. Ci sentite, ciao. Vedete? Ci vediamo. Bene, bene. Allora, ben arrivati. Abbiamo letto cose meravigliose di questo film che né io né Daniela abbiamo ancora avuto il coraggio di vedere, perché temiamo che si pianga tantissimo. Diteci com'è. Si piange tantissimo, ma è il motivo per cui invece dovete vederlo. Dovete andare. Oh, lo sapevo. Nel senso che commuoversi al cinema è qualcosa di bellissimo, sì, proprio. Sì. Lo dico da spettatrice, effettivamente. Poi guarda, ormai il film è uscito, no? All'inizio, sì, quando fai promozione speri delle cose, delle attese, delle aspettative. Adesso parliamo proprio sulla base di commenti che riceviamo, di persone che ci scrivono sui social o commenti che sentiamo fuori dai cinema. E sta coinvolgendo tantissimo questo film, veramente piace molto, commuove, ma in senso buono, è comunque un inno alla vita e dà un grande messaggio di speranza, per cui siamo molto contenti. Allora Vittoria, tu fai la mamma di Benedetta, giusto? E, sì. È una storia vera, è ispirata a una storia vera, però nel film succede una cosa che nella realtà ovviamente non è potuta succedere, cioè che la mamma incontra la figlia. Ma vogliamo raccontare un pochino meglio la storia per chi non la sa? Chi la racconta? Sì. Vai Benny. È la storia di Elisa Girotto, che appunto durante la gravidanza ha scoperto di avere questo brutto male, e per rimanere vicina a questa figlia che ha conosciuto nella vita solo per pochi mesi ha escogitato questo modo, cioè di fare 18 regali, di aprire uno ogni anno fino al 18° anno di età per accompagnarla nei primi anni di vita. E nel film, attraverso un elemento fantastico che non dichiariamo subito, riusciamo a incontrarci mamma e figlia e a scoprirci, e grazie al cinema, diciamo, è possibile questo incontro che nella vita invece non lo è stato. Come l'ha preso questo film il padre, o comunque il marito della persona? Ma, Edoardo, da guarda, uomo, tu l'hai conosciuto, ma, lui? Sì, sì, ovviamente sì, ma Alessio ha partecipato alla sceneggiatura, ha partecipato alla scrittura ed era parte essenziale per poter raccontare questa storia, coinvolgere i diretti interessati, perché parliamo di qualcosa di realmente accaduto, di profondamente doloroso, e quindi era necessario che lui approvasse tutto, e poi non solo, nel senso che siamo andati a trovarlo in momenti diversi. Io sono andato per conto mio da solo a parlare con lui prima dell'inizio delle riprese per capire davvero che cosa avesse portato quell'uomo a decidere di imbarcarsi in una cosa del genere. E credo che adesso però sia molto felice. Noi ci scriviamo, ci messaggiamo, e il fatto che il film sta andando così bene e che c'è così tanta emozione rispetto a questa storia probabilmente gli fa sentire ancora più viva la presenza di Elisa in questo momento, e soprattutto lascia a sua figlia Anna qualcosa di davvero straordinario, anche se poi la scomparsa di una persona, una perdita, non può essere colmata da niente, tantomeno che da un film. Però è un gesto che devo dire che per ora, dal punto di vista anche del pubblico, è stato molto molto apprezzato, molto amato. È un film che sta avendo un amore, un entusiasmo di persone, ci dicono addirittura madri e figli che vanno insieme a vedere il film e che si abbracciano. Ma che bello! È la magia del cinema. Davvero. Allora, il film, abbiamo detto, è nelle sale, la regia è di Francesco Amato. Ascoltiamo e vediamo il trailer e poi torniamo insieme. Il Tiro Mancino su RTL 102.5 con Piccoli Miracoli, 12:17. Io e Daniela ci stiamo asciugando le lacrime perché già il trailer ci ha fatto piangere, ragazzi. Un bagno di sangue. Ragazzi, allora, abbiamo letto un po' di cose, ovviamente per ragazzi intendiamo Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Vittoria Puccini, con cui stiamo parlando di 18 regali, che al cinema dal 2 gennaio sta andando già benissimo, ne parlavamo durante il pezzo. Ho letto che, non so se per la prima volta da attori, ma vi è stato chiesto di non lavorare per sottrazione. Anzi, proprio di lasciare aperti tutti i canali e far fluire le emozioni, perché questo film lo richiedeva. È un lavoro da attore, immagino, abbastanza impegnativo e coinvolgente.
Sì, beh, quando giri film così è chiaro che ti devi dare molto, devi essere molto generoso e ti devi dare con una grande sincerità, perché è quello che questi ruoli richiedevano e anche che il regista ci ha chiesto. A lui interessava emozionare con questo film, andare a fondo dentro le emozioni, non aver paura di mostrarle, e il motivo per cui commuove il film penso sia esattamente questo. Poi è chiaro che è stato lui dopo a fare il lavoro di montaggio e di asciugando delle cose, ripulendone altre, però a noi ci ha detto andate, recitate, emozionate, è quello che voglio. Edoardo, tu hai dovuto cambiare per 20 anni, nel senso che sono 18 anni e vedo che nel trailer sei apparentemente giovane e poi più maturo. Sì, ti hanno truccato molto? Mi sono visto come sarò a 55 anni e devo dire la verità, per la prima volta nella mia vita ho detto vabbè, ma manco male. Poteva andare peggio. Ma poteva andare molto peggio. Mi sono anche però rivisto come ero a 35 con i capelli lunghi esattamente come li avevo, e insomma è stato un ho oscillato fra queste due età, che è stata l'ennesima difficoltà di questo film. Però ci tengo a dire che ha un, è vero che fa piangere, è vero, però sai, ci sono dei modi a volte ricattatori al cinema per far piangere le persone, no? In maniera, ci sono dei modi, qui c'è qualcosa di diverso, non, l'emozione viene, ma è un'emozione positiva, l'idea di riuscire a far incontrare una mamma che non può conoscere la figlia, che non la potrà conoscere, di fargliela incontrare quando ha 18 anni e di darle la possibilità di viversi sua figlia a 18 anni, come se fosse qualcosa di, è vero che è soprannaturale, ma è vero che ha un elemento di un fascino incredibile, perché in fondo chiunque vorrebbe mi piacerebbe vedere come saranno i miei figli a 60 anni, non so, non certo. Sarà possibile, però tu riesci a proiettare delle cose positive dentro al film, non negative. Certo. E quindi la magia del cinema è che si riescono a fare cose che nella realtà non si possono fare. Sì, per esempio la Porcaroli sembra che ha 18 anni. Pazzesco. Un trucco pazzesco, ragazzi. No, Benedetta, anche di te ho letto meraviglie, dicono che sei davvero brava in questo ruolo. Sì, sono molto felice perché ci stanno veramente scrivendo delle cose bellissime che non ci aspettavamo così tanto, forse perché in Italia il pubblico non è forse più abituato ad andare al cinema a emozionarsi. Abituateli, bravi. Bene, torniamo tra pochissimo, c'è un po' di pubblicità. Ehi, 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 è J Balvin con Blanco, 12:25. Allora, questa è RTL 102.5, abbiamo l'onore e il piacere di avere tre grandissimi attori con noi in diretta dallo studio di Roma per parlare di questo bellissimo film al cinema dal 2 gennaio con grandissimi risultati, che è 18 regali. Allora, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, un appello finale per convincere i nostri ascoltatori ad andare a vedere questo film. Guarda, sai un'altra cosa bella di questo film? Che stanno andando a vederlo tante generazioni insieme, nel senso la mamma con la figlia, con la nonna, quindi ci sono adolescenti, genitori, nonni, e c'è anche una condivisione, cioè andare in sala tutti insieme, condividere questo momento, questa visione, e poi è anche un film che ti avvicina. Io come prima impressione, quando sono uscita, ho proprio detto, mi ha riappacificato con i miei genitori, ed è una cosa che mi stanno scrivendo in molti, perché effettivamente da figlia ti rendi conto quante, anche degli errori che hanno fatto i tuoi genitori, però se motivati comunque dall'amore di un genitore nei confronti del figlio sono perdonabili, e da madre invece capisci che l'identità di tuo figlio va comunque rispettata, che non sarà mai la tua copia, ma che anzi dovrai rispettare la sua identità, che sarà per forza altro da te, e quindi anche insomma un film da vedere in famiglia tutti insieme. Quindi andate in famiglia da soli con chi vi pare, ma il film è bello, cioè andate veramente, ci dovete andare, vale la pena. Edoardo, che stiamo a fare? No, sembra l'appello la vendita, vendita. E diamo anche due pacchetti, diamo di due fazzoletti euro gratis a tutte le persone. Una mountain bike col cambio Shimano, giustamente. No, esatto, no, però insomma in un periodo in cui sono tante commedie e anche degli altri film molto belli, tipo quello di Ferzano, aspetta, che si chiama La Dea Fortuna. Ma stranamente lo ricordiamo. No, scherzo, però è un film dove ci si può andare veramente per vedere qualcosa di diverso, anche se il periodo natalizio è passato.
interessato, però consiglio anche di andare veramente a leggere quello che scrivono gli altri sui social su questo film, di vedere il trailer, proprio di cercarselo questo film, perché è un buon film italiano che sta avendo un affetto enorme e noi cerchiamo di difenderlo più che possiamo. Ma forse perché è un film che fa anche riflettere sulle priorità della vita, visto che si parla di morte, di una mancanza, e che può succedere a tutti sempre, avere presente questa cosa ci fa forse, non so, vivere la vita con più intensità, con più attenzione, con più rispetto verso gli altri, no? Anche, certo. Cioè, no, i ragazzi mi scrivono che tornano a casa e capiscono tutto quello che hanno fatto i genitori nella loro vita, che non avevano capito fino a quel momento, che sono arrivati ad abbracciare la madre e avevano questo bisogno e che hanno capito tante cose. Quindi sì, in questo senso fa molto riflettere. Bene, andatevi a cercare il sentimento, ragazzi. Non abbiate paura di avere un'emozione. Esatto. Lo diciamo a tutte le generazioni. Esatto. Il cinema è un, come dire, un viatico meraviglioso per questo. Grazie, grazie ragazzi, bravi. Grazie a voi. Bravi, complimenti, grazie per essere stati con noi. Grazie a Vittoria Puccini, a Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo. Andiamo tutti insieme a vedere 18 regali, teniamoci per mano, portiamoci fazzoletti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.